E siamo giunti finalmente qui in questo bello stand dove troviamo queste straordinarie composizioni dolciarie, no? Diciamo così. Ciao Marinella. Ciao. Come va? Bene, grazie. Ecco, molto dolce. Sì, facciamo molto, questa battuta, molto, facciamo sì, questa battuta, insomma, dai, scherziamoci un po'. E naturalmente sono queste composizioni poi coperte, insomma, queste torte fatte con marshmallow. Dico bene? Esatto, esatto. Che è la vostra specialità? Diciamo di sì, oltre ecco, a... Marinella non solo gelato, che insomma è un'attività che da tanti anni alle Porte Franche, oggi la trovate in Via Dante, insomma una nuova apertura, Sant'Anna, eccetera, eccetera. Insomma andate a informarvi, poi insomma su tante queste belle attività, su internet trovate tutto. Insomma, quanto ci vuole a fare un alberello di questo tipo marshmallow? Ma all'incirca una mezz'oretta, per cui è una questione proprio solo di avere un po' di fantasia e di strutturare bene la creazione che si vuole realizzare. Ecco, un po' meno mangiarla. Un po' meno mangiarla, esatto, sì. Ecco, e queste, diciamo così, bellezze dolciarie e poi voi le proponete appunto per... poi va molto di moda adesso, questo dolce che viene dall'America. Esatto, Spagna e America, ambedue le nazionalità. Ecco, sì. Anche oggi in Italia ha preso piede, insomma, non solo per i bambini ma anche per gli adulti, quindi queste torte le proponete per questi giorni, questo giorno del matrimonio, per le cerimonie eccetera eccetera, poi per i compleanni, esatto. Insomma quello va a Aruba per i bambini e così via, esatto. Poi invece dall'altra parte vediamo quelle che sono invece le classiche torte nuziali. Esatto, le torte fatte di cake design, le quali vengono all'interno composte come il cliente desidera e anche la parte estetica viene comunque elaborata con il cliente stesso. Ecco, in che momenti queste torte possono essere proposte durante la giornata del matrimonio? Beh, possono essere interessanti come allestimento sul tavolo, soprattutto quello dei bambini, altrimenti sul tavolo bianco fatto a casa, dove generalmente si prepara un piccolo rinfresco per tutti i parenti, amici, e altrimenti come piccolo gadget da dare bimbi o adulti in sotto forma di bomboniera. E ci sono per tutte le misure, qui sono coperte oggi per questioni igieniche. In base al numero di persone, in base alla tipologia di torta che si vuole realizzare, in base anche alla forma che si vuole realizzare. Ma si va sempre sul classico un po'. Generalmente sì, generalmente sì. Si tende un po' a tirare quello che è un po' tutto il ricevimento, ad essere seguire un tema e quant'altro, niente di più insomma. Qualche novità, insomma, poi gli sposi quando arrivano quel giorno che cosa dicono? Vogliono la torta fatta così o sei tu che consigli? Si fa e si costruisce insieme, nel senso che per accontentare un tot numero di persone è difficile, di conseguenza nessuno è mai troppo contento, diciamo così, per cui si cerca di stare su gusti molto classici e molto leggeri, perché comunque arriva a un fine pasto. E per la parte invece estetica esterna viene comunque lavorata in base alla tipologia del matrimonio che si vuole comunque intraprendere, ecco. Abbiamo citato un po' così l'America, la provenienza americana, insomma di tanti dolci che oggi si utilizzano, soprattutto a livello estetico, ma noi italiani abbiamo la caratteristica che ci piace il buono, la torta bella ma anche buona. Sì. Noi realizziamo tutte le nostre torte di cake design, torte anche tradizionali, con prodotti estremamente italiani e soprattutto italiani, quindi utilizziamo latte, burro, zucchero, tutto quello che uova, generalmente tutte italiane, soprattutto il prodotto deve essere importante, deve essere buono e genuino soprattutto. 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 Siamo molto pretenziosi. Esatto. Grazie Marinella e a te. Alla prossima, che dire? Buona giornata dolce in questo caso. Buona giornata dolce.